Grazie ancora, dottore. Siamo felici di aiutarvi sempre grazie ai preziosi consigli dei nostri veterinari, ma anche di diventare megafono per i vostri appelli. Lo facciamo sempre con il momento del Torna a Casa Pet, e quindi questa volta parliamo di Taiga, che proveremo a riportare a casa. Taiga si è persa il 13 febbraio e Valerio, il suo adopter, e Iside, la sua amica compagna di giochi, la stanno aspettando con ansia. Vediamo insieme il video. Taiga ha 2 anni. È una pitbull nera con la pancia bianca. Abita in zona Monte Tuscolo, vicino Grotta Ferrata, in una casa con un ampio terreno. La sua compagna di giochi è Iside, un cane lupo con cui da 1 anno divide la casa, il giardino, la cuccia. Le due giocano sempre insieme. Ogni tanto litigano, ma lo fanno solo per far sentire il loro caratterino. La sera, infatti, dormono sempre insieme, come cuccioli. La mattina del 13 febbraio, Taiga e Iside stavano facendo la consueta passeggiata, ma ad un certo punto Taiga è scomparsa. Valerio, il suo adopter, l'ha chiamata più volte, ma niente. Nessuna risposta, nessuna corsa. Da lì il nulla. Non ci sono più notizie di Taiga. Valerio ha immediatamente sparso la notizia ed è stato aiutato con tanti mezzi. I cani molecolari, che hanno fiutato qualcosa ma poi hanno perso le tracce, e anche il drone termico, che però non ha rilevato nulla di significativo. Taiga sembra sparita nel nulla. Iside la sta cercando. Non sa più con chi giocare, non sa più con chi dormire. Torna a casa, Taiga. Torna a casa. Ecco, abbiamo in collegamento con noi Valerio, l'adopter di Taiga. Benvenuto Valerio, grazie per partecipare a Pronto Vet. Buonasera, grazie a voi della possibilità. Allora Valerio, è sparita dal 13 febbraio, da quella domenica mattina. Hai avuto notizie, segnalazioni dal momento in cui noi ci siamo sentiti telefonicamente? No, zero segnalazioni, zero notizie, nulla. Ok, ricostruiamo un attimo ciò che è successo. Voi eravate in passeggiata e ad un certo punto... Io la porto fuori al terreno che ho lì vicino casa, che fa parte dell'abitazione, e ci facciamo il solito giro tutte le mattine. Ok, ad un certo punto... Sì? No, prego, continua. Solo che a un certo punto ho visto che non c'era più, l'ho chiamata. L'ultima volta che l'avevo vista erano 2 minuti prima, neanche. L'ho chiamata, nessun segno, il cane ha cominciato a non venire, non arrivava, e a quel punto ho cominciato a chiamarla, a cercarla, però non c'è stata nessuna notizia da parte del cane, un abbaio, un qualsiasi cosa, niente. E neanche l'altro cane ha dato minimamente segno di avvertire qualcosa. È esatto quello che ti volevo chiedere, perché Iside comunque è un'amica di Taiga, sono quasi cresciute insieme e hanno un rapporto sicuramente simbiotico. Ogni tanto lottano, mi hai detto, litigano, però è sempre in maniera amichevole. Sì, però comunque stanno... Esatto. Dipendono una dall'altra. Esatto. E Iside non si è accorta di nulla, non ti ha fatto di capire nulla, non ti ha portato da nessuna parte. No. Quindi sembra no, come sparita. Che non ci... A volte è successo che ci sono stati altri animali e hanno interagito insieme, tutte e due partivano, tutte e due abbaiavano, comunque fanno squadra. Mm-hmm. In questa situazione Iside continuava la sua passeggiata come niente fosse, non si è accorta neanche lei di nulla, mm-hmm. Solo che a un certo punto Taiga non c'era più. Ma Taiga è addestrata o comunque risponde al richiamo, quando vediamo anche delle immagini, insomma, in cui mi sembra un cane comunque addestrato, educato, ecco. Addestrato non l'ho mai portato da nessun educatore, diciamo che l'ho seguita sempre io, e ha fatto sempre ha avuto sempre un certo stile di vita e certo era obbediente. Esatto, è obbediente. Sì, era, perché adesso la chiamo e non c'è. Lo so, adesso non ti sente, forse un po' troppo lontano per sentirti. Sì, sicuramente. Può aver perso l'orientamento, mi chiedo, se non sbaglio vi siete trasferiti da poco tempo. No, comunque era 1 anno che stava lì, okay, e comunque okay. Era un posto che conosceva, la zona, non quella lì precisamente, okay. Ma comunque era una zona che aveva frequentato. Va bene. Io... Magari inseguendo qualche animale si è allontanata parecchio, mm-hmm.
e ha perso l'orientamento, oppure qualcuno si è allontanata, l'ha trovata e l'ha presa e non, quindi comunque non torna. Ecco, nel caso qualcuno l'avesse presa, ovviamente per salvarla magari dalla strada, incontrandola nel bosco, comunque per salvarla ovviamente l'ha presa involontariamente, certo. È microchippata Taiga, quindi sì sì, ok, quindi portandola da un veterinario si può risalire insomma alla tua persona. Sì 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 sì, assolutamente. Okay. Hai fatto regolare denuncia, quindi ho fatto la denuncia sia alla ASL canina che ai carabinieri. Perfetto. È stata segnalata in tutti i modi possibili e immaginabili, volantinaggio, internet, Facebook, tutte le cose possibili. Hai usato anche il drone termico, giusto? Ho usato anche il drone termico. Purtroppo non ha rilevato nessuna traccia, un po' per la conformazione del posto, perché in certi punti ci sono parecchi rovi e, come mi ha spiegato, tanto in profondità non va. Comunque abbiamo... è stato 2 ore e mezza a girare in vari punti, in vari versi, a varie altezze, e non usciva fuori nulla. Certo. Valerio, ovviamente tu stai affrontando le cose insomma come puoi, ti stai impegnando tantissimo. Il mio pensiero va anche e soprattutto a Iside, che ha perso momentaneamente una compagna di giochi. Come sta affrontando queste giornate? Iside la cerca di continuo, va in camera perché Taiga dormiva in camera. Mm-hmm. Va in camera, guarda se c'è, va alla porta, tocca col muso le chiavi, come a dire usciamo, spara fuori, l'hai lasciata fuori, te la sei scordata fuori, e poi esce, si affaccia e ritorna, continua a prendere la palla, la tira, mazza, guarda solo lei perché non c'è sta l'altro cane che gli fa da fastidio, che gli la ruba. Ecco. E continua così tutto il giorno. La notte abbaia, ecco. Cosa che non aveva mai fatto in vita sua. Valerio, non devi perdere le speranze sia per te che no, per... No, quelle mai, assolutamente. Bravissima, anche perché ci è appena arrivata una notizia che è proprio notizia di oggi, che un cane in California si è riunito con il suo proprietario dopo essere scomparso dopo ben 12 anni. Ecco. E quindi Zoe era scomparsa da così tanto tempo che nel 2015 la società che produce il suo microchip l'aveva indicata come deceduta, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Però insomma abbiamo avuto anche esempi italiani di Landetto Ciuffo che è stato ritrovato dopo 3 anni, quindi Valerio non perdere assolutamente le speranze. No, quelle assolutamente mai. Bravo, però... e noi siamo con te però cosa? No Valerio, non... No, dico però... Dico, prima è meglio è, se certo, assolutamente. 3 anni, no, preferisco no. Noi è che per non questo faccia la notizia che... del cane che torna dopo 4 anni, no, che no. Era arrivato a Firenze. Esatto, sì, ne abbiamo conosciuto una addirittura in Francia, quindi Valerio, no, assolutamente, noi ci sì, teniamo. Sì, ma hanno raccontato anche a me molte storie dei cani ritrovati... Esatto. Lontanissimo. Dobbiamo spargere la voce il più possibile proprio adesso, quindi se qualcuno avesse delle segnalazioni, a chi può rivolgerle? Tranquillamente a me, okay. Col numero puoi dire che ho mandato, sì, tranquillamente a me, chiama voi in redazione e poi voi lo fate sapere a me, non... Allora, qualsiasi sì. Modo va bene, certo, su certo, Facebook. Certo. Noi ci mettiamo a disposizione, ovviamente ricordiamo il tuo numero 340-8066-842, oppure anche sì. Il numero di Roberta Sarlo di Ricomincio da Ciro, che ringrazio per averci segnalato il tuo caso, che è 340-8571-629. Ovviamente ci mettiamo anche noi a disposizione, noi della redazione di Pronto Vet, quindi 3939-300-400. Forza Valerio, speriamo di sentirci. Io vorrei ringraziare tutte le persone che fino adesso si sono messe in moto per darmi una mano, perché io veramente non me l'aspettavo. Ci sono state parecchie persone a titolo gratuito che sono venute, mi hanno dato una mano, mi hanno dato supporto, numeri di telefono, mi hanno permesso di arrivare a voi. Grazie. Comunque è stata un'esperienza formativa anche questa. Beh, cioè, si crea una bella, esatto, una bella rete di solidarietà, e quindi è sì, stupendo sì. Questo. Grazie Valerio, speriamo di ritrovarci con belle notizie. Lo spero tantissimo, vi ringrazio. Ciao Valerio.